Il filmato che state per vedere è una ripresa di una telecamera di sicurezza. Il video è stato caricato su Reddit da parte di un utente che si è detto sconcertato. Spiega a questa persona che la telecamera è installata appena fuori il luogo di lavoro di suo padre. Molto probabilmente suo padre è un addetto alla sicurezza o un guardiano notturno, ma al di là di questo è riuscito a catturare qualcosa di davvero strano. Né padre né figlio riescono a spiegarsi quello che hanno visto. Sono veramente terrorizzati, perché quello che passa sotto l'occhio di questa telecamera non sembra neanche umano. Il filmato è datato 10 ottobre 2022, e questo è ciò che è stato catturato. Le prime teorie che sono circolate circa questa figura si ricondurrebbero allo Skinwalker, un'entità paranormale spesso nominata in molte apparizioni bizzarre negli Stati Uniti. Ma forse si può dare un'interpretazione diversa. Guardando bene e a rallentatore, si può notare che la scia che questa cosa si porta dietro potrebbe essere un normale bug della telecamera. Ciò che non quadra, però, sono i presunti volti di queste presenze. Potrebbe trattarsi di due esseri, magari anche persone normalissime, ma a questo punto è davvero difficile saperlo. La notte gioca brutti scherzi ed è molto probabile che sia il padre sia il figlio si siano fatti condizionare dal contesto e dal momento in cui hanno visto questa registrazione. Ma ogni volta che si prova a guardare questa ripresa, si possono scorgere sempre nuovi dettagli. Sembra che la cosa che sta camminando non solo sia accompagnata da qualcuno, ma sembra camminare quasi su quattro zampe. Decisamente non è una cosa che ci si aspetta durante un normalissimo turno di lavoro, ma in ogni caso più si continua a guardare questa ripresa e più salgono a galla nuovi dubbi. Secondo voi, di cosa si tratta? Questa storia avviene durante un trasloco. Come spesso accade, durante un trasferimento possono accadere degli incidenti e degli imprevisti. In questo caso l'effettivo trasloco è quasi del tutto terminato. La madre insieme a sua figlia si sono già sistemate nella nuova casa e iniziano a viverci tranquillamente, almeno all'inizio. La donna racconta che in un modo assolutamente inaspettato scopre alcune cose davvero inquietanti che succedono nella nuova casa, cose che accadono soprattutto a sua figlia. Come sempre avviene in questi casi, all'inizio ha sottovalutato la situazione. Dice di aver visto la sua bambina parlare con un amico immaginario. Ben presto però capì che non era una situazione come tante altre. C'era qualcosa in questo amico immaginario che non la convinceva per niente. Ha fatto prima un video in cui spiega cosa è successo e come intende agire. Guardate. Obviously it's an imaginary friend. But it's been weirding me out. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and I'm just gonna let it run and we'll see. I just wanna see what's going on, you know? Per cui, piazzata una videocamera lì, la madre cerca di scoprire cosa fa sua figlia quando è da sola. Spera che non sia niente di che, ma dal modo con cui ha spiegato la faccenda, risulta chiaro il suo stato d'animo. È nervosa, irrequieta. E lo sarà molto di più quando vedrà cosa quella telecamera ha ripreso. Sua figlia non sembra sola. Qualcuno di reale, forse, è davvero presente lì con lei. Guardate. Hey guys, this is what the camera picked up a couple nights ago. And I'm freaked out. I really don't know what to make of this. What are you doing? Do you want to play? Do you want to sleep? Come on, please.
dai rumori, alla porta che si apre, fino all'evidente paura stessa della bambina. Tutto fa pensare che per davvero in quella casa ci sia qualcuno o qualcosa. Le teorie sul web si sprecano, da chi dice che è presente un fantasma a chi sostiene qualcosa di diverso, più realistico, ma non meno inquietante. Qualcuno infatti sospetta si tratti di un intruso in carne ed ossa. Essendo quella casa appena presa e con un trasloco in corso, non è da escludere che ci sia qualcuno rimasto al suo interno. Purtroppo non è raro sentire di persone ossessionate da luoghi abitati da nuovi inquilini. Basti pensare al caso di The Watcher, ispirato a una storia vera, la vera storia di uno stalker che ha tormentato quella famiglia per diverso tempo. Qui forse non è da escludere una persona del genere, una persona che forse si nasconde all'interno delle mura della casa e che parla con questa bambina. Il fatto che la bambina stessa, appena si rende conto della cosa, abbia fatto una faccia preoccupata e se ne sia andata, potrebbe essere un buon segno. Forse ha davvero capito che il suo amico immaginario non è così gentile e amichevole come sembrava. E purtroppo non sappiamo se lei e sua madre alla fine se ne siano andate da lì. Da quello che abbiamo visto almeno, sembra che qualcuno sia in quella casa e sembra essere molto interessato alla piccola. Che sia un fenomeno o una persona vera, è difficile stabilire cosa sia più inquietante. Il video che state per vedere è stato girato da un certo Brandon. Il ragazzo viene svegliato in piena notte da rumori strani e terribili. Vive in una casa molto piccola e, a quanto pare, qualche sera prima aveva usato una tavola Ouija, una decisione di cui si è sicuramente pentito. Sentendo alcuni rumori molesti, ha quindi deciso di prendere in mano il telefono, fare un video e cercare di scoprire cosa sta succedendo attorno a lui. Sente di non essere solo, percepisce un pericolo imminente e terribile. In preda alla paura, registra queste immagini. Guardate. Wake up, Moon! I want you. Wake up, Moon! I want you. Get eyes on. No. I don't want you. Risulta davvero difficile capire e vedere bene cosa è apparso nel video. Quella sorta di apparizione dura talmente poco che anche rallentando la clip non si capisce molto. Sembra essere un volto, ma è solo un'ipotesi. La cosa sicura è che la porta che gli si chiude in faccia è stato il colpo di grazia per questo ragazzo. È evidentemente sconvolto per quello che è successo. Essendo davvero un piccolo appartamento, viene un po' difficile immaginare che sia tutto finto. Potrebbe comunque essere uno scherzo fatto dai suoi amici proprio per spaventarlo a seguito della tavola Ouija. Ma comunque anche in questo caso si possono formulare tantissime teorie e non vedo l'ora di leggere le vostre. Quello che state per vedere viene giudicato da molti come un inquietante mistero del web e come un vero e proprio mistero, la reale fonte è sconosciuta. Nessuno sa chi sia la persona che si vede nel video, né dove si trovi, né perché fosse lì. Qualcuno dice che si tratta di una persona che ha avuto a che fare con eventi inspiegabili nella propria casa. Avrebbe quindi piazzato una videocamera per riprendere ciò che tutte le notti lo sta tormentando. Dalle immagini possiamo vedere che c'è un uomo adulto disteso nel letto. Molto probabilmente è notte fonda. La qualità della ripresa è scarsa, ma è fissa in un punto in cui si può vedere esattamente l'uomo e il letto, nella sua interezza. Quello che state per vedere è davvero spaventoso. Vi ho avvisati. Il video non ha audio. Possiamo solo vedere l'uomo letteralmente trascinato per i piedi verso l'alto.
Per sua fortuna tutta questa tragedia è durata poco, ma è quasi impossibile spiegare cosa sia davvero successo. La parte più cinica di noi ci potrebbe far dire che sia tutto fake, e chissà, magari è così. Ma se non fosse fake, c'è un motivo per cui un uomo adulto abbia volontariamente deciso di comportarsi così. Siamo sicuri che non abbia fatto tutto da solo. Vista la violenza con cui è stato trascinato, possiamo addirittura ipotizzare che non si tratti di un fantasma, ma di un vero e proprio demone. Tutto quello che vediamo è talmente poco contestualizzato che ogni teoria, anche la più irrealistica, potrebbe essere presa in considerazione. C'è infatti chi dice che questo signore stava per essere rapito dagli alieni, altri invece credono si tratti indubbiamente di un fantasma o un demone. Nessuno conosce il destino di questa persona, nessuno sa se sia ancora viva oppure no, non sappiamo nemmeno la data di questa registrazione, e più scaviamo a fondo più riusciamo a perderci in un oceano di congetture. Ma se voi avete delle supposizioni, vi prego di esporle qui sotto con un commento. Adesso io come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.